Incominciata la stagione del foraging e non potevamo non raccontarvelo. Una delle prime erbe che spunta è l'aglio orsino. Il problema è che siamo... Oh! Devi anche respirare, non solo mangiare, mia! Andiamo. Sono felicissima. Oggi è il primo vero giorno di foraging. Era un anno che aspettavamo questo momento di uscire nei nostri prati e andare a cogliere le nostre erbe spontanee. Sono armata di gerla e andiamo alla ricerca del bellissimo e profumatissimo aglio orsino, una delle prime erbe spontanee che spunta in questo momento e non vediamo l'ora di raccoglierla, annusarla e lavorarla poi in cucina. Andiamo a raccogliere l'aglio orsino, ci addentriamo all'interno dei nostri boschi vicino all'agriturismo e vedete come questa foglia un po' particolare punta e cresce nel sottobosco. Mentre cammino si sprigiona questo profumo di aglio, ma un aglio sempre molto delicato, e in bocca avrà questo sapore di aglio veramente molto spontaneo. Ragazzi, il bello è che se il sottobosco è pulito è molto facile raccogliere questa erba. La consistenza è veramente vellutata, setosa, e quando la strappi bisogna sempre fare attenzione a non strappare la parte di bulbo, così almeno c'è la possibilità comunque che ricresca negli anni, anche se è una pianta spontanea. E vado a raccoglierla, si sprigiona questo profumo di aglio, veramente. Io non sono un amante dell'aglio, ma l'aglio orsino mi piace da matti perché è molto digeribile, ha questo profumo erbaceo, delicato. Ovviamente raccogliere costa fatica, e quando abbiamo questa situazione di radici le rompiamo e le lasciamo sul territorio, così che poi le radici possano essere frutto di una nuova nascita l'anno prossimo. Mia è con noi, Mia è la mia pecora di 4 mesi e adora anche lei l'aglio orsino. Prima erba spontanea, un'erba veramente speciale. Se la strappate all'interno delle vostre mani sentirete un profumo pazzesco di aglio. Si chiama aglio orsino perché si chiama così? Perché la leggenda, non so se sia vero o meno, narra che gli orsi, finito il letargo, ne andassero ghiotti. È ricchissimo di vitamine e quindi gli dava la carica per iniziare poi la stagione primaverile. Andremo con Mario in cucina, ci faremo una salsa che può essere utilizzata sulla pasta, può essere utilizzata come salsa di accompagnamento alle carni. Veramente un prodotto bellissimo che la natura ogni anno ci regala. Mario, come cambia l'idea tra raccogliere parecchio e cucinare? Beh, parecchio, ma più che altro si sentono dei profumi appena si stacca la foglia, che è incredibile, e ti fa subito immaginare come riuscire a portare questo profumo intenso in cucina, in un piatto. Lo scenario anche aiuta, eh? Direi fantastico, con un po' di fiatone, ma fantastico. Parte da qui il nostro percorso di foraging, percorso che parte solitamente nel periodo di marzo, vicino all'agriturismo. Iniziamo con l'aglio orsino, che è anche una pianta molto facile da raccogliere. Ci saranno delle piante molto difficili da raccogliere, mi viene in mente per esempio il bocciolo del tarassaco. Andremo proprio a staccare solo la parte interna del bocciolo, senza foglie, senza gambo, prima che sbocci. Quello è un prodotto che vi piace tantissimo, io lo adoro, e andremo a valorizzare sempre di più, entreremo sempre di più nel bosco grazie anche alla cucina che ci supporterà, come Mario Capitaneo che sta raccogliendo. Secondo me è importante anche per te questa esperienza, vero? Una cosa che mi ha fatto subito riflettere è l'energia che ci si mette, oltre alla passione, nel raccogliere. E allora mi viene in mente che questa energia deve arrivare nel piatto, no? E quindi è bellissimo pensare a un piatto energico, no? Dove non solo c'è la forza dell'uomo che raccoglie e unisce la passione, gli ingredienti, l'esperienza,
il territorio e si unisce tutto in un piatto. Io lo trovo geniale, è una cosa che purtroppo per alcune esperienze mie passate non avevo vissuto così in maniera forte. Perché è anche molto difficile trovare questa connessione reale tra la cucina e il bosco. Sì, anche perché a volte in cucina insomma si dedica tanto studio e tanta energia all'interno di una cucina, ma in realtà poi la vera cucina è al di fuori, no? Sull'artigianalità, sugli ingredienti, sulla natura. E c'è Mia che vuole far parte di questo racconto. E quindi io lo trovo assolutamente un'esperienza positiva, altamente mi piacerebbe riuscire anche a condividerla con i ragazzi in cucina. Kitchen in the field. Oggi ho portato a raccogliere anche Evelina, il folletto del Natale, e anche Serena. Eccole qua. Serena è un po' stanca, ha deciso di raccogliere seduta. Evelyn invece è un po' più atletica. Allora, mini intervista alle ragazze, alle donne dello shop online. Cosa si aspettano da questa primavera? Un po' particolare, un po' il lockdown. Noi comunque lavoriamo sempre, però possiamo dedicarci un po' di più all'esterno, alla raccolta di erbe spontanee che poi verranno anche lavorate. Parola ad Evelina. Sicuramente fa piacere passare anche qualche ora all'aperto e stare in mezzo alla natura e trovare poi che questa foglia sarà un prodotto che metteremo nei vostri pacchi è molto soddisfacente. Colto dalle erbe spontanee è un'esperienza bellissima che non capita a tutti. Ti piace avere questa connessione tra il fatto che comunque tutto quello che facciamo è nostro, quindi essere anche partecipe di un processo di raccolta, valorizzazione di ciò che poi alla fine sono le nostre montagne.